Vi siete mai chiesti quante calorie assume il campione italiano della disciplina Strongman? Lui è Andrea Invernizzi, un ragazzotto di 38 anni che con i suoi 2 metri di altezza e 160 kg di peso si è conquistato il titolo della persona più forte d'Italia vincendo il campionato di Strongman italiano. La giornata di Andrea inizia tutte le mattine con la colazione che viene preparata con amore dalla moglie Amy e consumata intorno alle 8:45. Allora Thomas, per colazione mangiamo un omelette con dentro 6 uova con 1,5 etti circa di pollo a fette. La parte esterna è un prodotto taiwanese che si chiama dumpling, fagioli e 5 pomodorini. E poi alla fine, dopo il pasto, abbiamo anche un dorayaki. Per chi vedrà Doraemon, è il dolcetto tipico che piace un sacco a Doraemon. Quindi praticamente Andrea mi stai dicendo che a 37 anni tu guardi ancora i cartoni animati? Ho 3 figli, quindi sì, sono costretto ma con piacere. Vabbè, cominciamo. Buon appetito! Buon appetito! Complimenti alla moglie, Ragazzi, se non ci fosse lei, io non riuscirei a cucinarmi tutti i pasti da solo, di sicuro. Porca miseria, ti fai trattare bene, eh? E mangiare come un altro lavoro, quando mangi 5-6 volte al giorno, porta un sacco di tempo. Giustamente abbiamo anche il succo di frutta. Stamattina abbiamo il succo d'arancia e il succo di mela. Di solito una bottiglia così la bevo tutta a colazione, per cui ne abbiamo un'altra per te. Una bottiglia intera? Tieni, guarda, ti do un po' di succo d'arancia per iniziare. Ah, facciamo mezzo e mezzo? Mi piace. Allora, cinci sciocca. Alla tua, Thomas. Mi va gnocca. So refreshing. Porca miseria, ne ha già bevuto mezzo. Questo pasto qua sarà, penso, vicino alle 1600-1700 calorie. Praticamente stai mangiando, diciamo, l'apporto calorico di una classica ragazza che mangia sano in una colazione. Colazione. Ma ora una domanda per te, Andrea. Ma ti piace mangiare? Sì e no, nel senso che quando mangi così tanto alla fine non te lo gusti neanche più. E arrivi a fine giornata che gli ultimi bocconi sono difficili da mandare giù. Diventa un vero e proprio lavoro? È un altro lavoro mangiare, sì. Il bello è che l'animale qui a tavola sono io, perché Andrea è tutto bello curato, gigantesco, sta mangiando con forchetta e coltello, io con le mani, porca miseria. E quindi comunque tu mi dicevi che sei tornato in Italia da 2 anni. Ho vissuto a Taiwan per 11 anni, perché come avrai notato mia moglie è di Taiwan, abbiamo 2 bimbi, hanno iniziato l'asilo e le scuole qui, per cui alla fine abbiamo deciso di rimanere. A Taiwan si sta benissimo, però a casa tua è sempre casa tua. Quindi. L'Italia è l'Italia? Certo. Praticamente Andrea fa una food challenge ogni giorno. Ci sto dietro, No, è anche il bene importante, È molto importante restare idratati, sia chiaro. E per farlo in modo sano e salutare, come sempre vi consiglio Airup, l'unica borraccia al mondo in grado di insaporire l'acqua grazie all'olfatto retronasale, poiché convince il nostro cervello che stiamo bevendo una bevanda, quando in realtà, signori miei, è della semplice acqua. Mio Dio, che buono il gusto mojito! E visto che si sta avvicinando il Natale, se volete fare un regalo diverso dal solito e sicuramente più utile ai vostri cari, vi raccomando di approfittare di una delle 6 diverse offerte natalizie che trovate sullo store. Nel mio caso, ad esempio, ho regalato alla mia mamma Amazing la nuova borraccia in tritan nera e naturalmente qualche pod che, come sempre ricordo, in grado di aromatizzare fino a 5 litri di acqua prima di essere sostituito. Ma perché scegliere Airup? Prima di tutto perché riuscirete a rimanere idratati bevendo della semplice acqua ma con un sapore proveniente solo da aromi naturali estratti direttamente dalla frutta o dalle piante, il tutto a 0 calorie, ma soprattutto perché entrando dal link che vi lascio in descrizione o semplicemente scansionando il QR qui sullo schermo potrete supportare il sottoscritto acquistando una delle 6 offerte natalizie proposte da Airup, in modo tale che questa collaborazione con il sottoscritto appunto possa continuare anche in futuro. Quindi grazie mille del supporto e restate idratati con gusto con Airup. Beh, io direi che potremmo buttarlo giù a school. Questo? Sì, dai. Dato. Facile. E da quant'è che pratichi lo strongman? Sono 7-8 anni circa, però prima vivendo a Taiwan non avevo l'opportunità di gareggiare, per cui ho iniziato a gareggiare un po' di più dall'anno scorso. Sono campione italiano in carica, ho vinto il titolo nel 2022, adesso alla fine del mese di ottobre ci sarà la competizione del campionato italiano 2023 e spero di riconfermarmi. Devi, Andrea, devi, porca miseria. Pomodoro. Mi permetto,
un litro di succo, così per dire. Ma lo sai che è stato sempre il sogno della mia vita? Provare a fare lo strongman solo per mangiare certe quantità di cibo. È un bel modo per convincere la gente a fare strongman. Ci vorrebbe anche l'altezza però, porca miseria. Quanto sei alto? 1,98 m. Sei solo 30 cm più alto di me. Quanto pesi? Adesso sono circa 156-157 kg. Io peso 72, praticamente neanche la metà di te. Porca miseria, se è buono comunque sto succo di mela, oh! E te alcolici ne bevi oppure... Può capitare magari esco la sera nel weekend, ma una volta ogni due mesi. L'ho battuto a tavola. E ora concludiamo con il dolcetto. Dorayaki c'è una particolarità che se lo apri un pelino vedi che c'è una specie di ripieno. Sì, e quindi? Tanti stranieri pensano che sia cioccolato. Invece la fregatura è che è una pasta fatta di fagioli rossi. Però è buono. Assaggiamo, dolce e salato. Cazzarola è buonissimo, eh? Sembra quasi marmellata, diciamo. Sì. L'adoro. Ultimo morso. Primo pasto, signori miei, andato. Dopo colazione Andrea, se non che ingegnere meccanico, gestisce la sua prima attività di designer e progettazione a Taiwan, realizzando ogni tipo di componente o accessorio commissionato dai clienti fino all'ora del secondo pasto, ovvero il pranzo. Sono le 12:05 e Andrea, continuiamo a mangiare, andiamo con il pranzo. È l'ora del pranzo, sì. Abbiamo 300 grammi di hamburger fatti in casa con carne di manzo, un po' di salsiccia e la cipolla a fette e 200 grammi di patate rosolate in padella con un po' d'olio d'oliva. Il tutto accompagnato con della Coca-Cola Zero per non sforare le calorie, Andrea. Sì, sì, sì. Mi cadi così con questa dieta gigantesca Coca-Cola Zero, vabbè. Per non esagerare con gli zuccheri, non si sa mai. Ogni giorno è festa per Andrea. So refreshing! Allora assaggiamo le polpette della Amy. Faccio un bel focus e taste test. Buono. Ma che ti sei portato a casa? Ho fatto tanta strada per trovarla, ma... Servito e riverito, ma complimenti alla moglie. Madonna santa, sono veramente buone e squisite, eh? Siamo una famiglia un po' vecchio stampo, nel senso che ognuno ha i suoi ruoli. Ognuno fa quello che gli viene meglio, diciamo. Se facessi da mangiare io non sarei tanto bravo quanto lei. Penso che evidentemente se tu faresti da mangiare, saresti secco come sottoscritto. Andrea, manco i muratori mangiano bene così, e tanto così. Un vantaggio di fare lo strongman, eh? Mi sono dimenticato che abbiamo anche della salsa burger, che ha il suo sapone. Eh sì, la salsa burger vuol dire tutto. Ma prima di fare lo strongman, ti allenavi in palestra, facevi un altro sport? Facevo canoa. Cioè, praticamente tu con 160 kg di peso riuscivi a restare sopra una canoa? No, all'epoca pesavo poco più di 100 kg. Ero sicuramente più aerobico di adesso. Ho fatto canoa per tanti anni, per più di 10 anni, 12 anni. Poi quando per lavoro mi sono trasferito a Taiwan, non è proprio uno sport che puoi praticare ovunque, per cui per necessità di cose mi sono un po' chiuso in palestra e una cosa tira l'altra, mi sono ritrovato a fare lo strongman. E questo cambiamento alla tenera età di 30 anni più o meno? Sì, ho deciso di fare lo strongman a 30 anni. E ora che siamo entrati in argomento, perché sono proprio curioso e anche il pubblico a casa lo sarà, i tuoi massimali sui fondamentali? Non ho fatto 250 kg di panca, sullo stacco ho fatto 401 kg senza corpetto, che è il record italiano. A livello di squat, con la safety bar, che è un attrezzo tipico degli strongman, faccio circa 2-3 colpi con 320 kg, però non ho mai testato un massimale. Non so perché mi sento così piccolo oggi vicino a te. Quindi, in quanti siete nella vostra categoria in Italia che gareggiate? In Italia, nella categoria pro heavyweight, quindi sopra i 105 kg, 6 o 7 ragazzi. Ma quindi tu gareggi anche all'estero, giusto? Sì, gareggio soprattutto all'estero, perché faccio soltanto una gara in Italia all'anno, che è il campionato italiano, e gareggio principalmente in un'organizzazione che si chiama Strongman Champions League. Al momento sono quarto nella classifica generale e sono il primo italiano che si qualifica per la finale della Strongman Champions League. Tanta roba, cazzarola! Quarto su quante persone? I partecipanti alla Champions League in un anno saranno una quarantina di atleti. Complimenti Andrea, porca miseria. Grazie Thomas. E com'è che affronti i recovery, diciamo, dopo una gara del genere? Perché comunque dovrebbe portarti all'esasperazione a livello fisico, presumo, no? I due giorni successivi alla gara sono sempre uno zombie. Questo giro mi è venuta una contrattura al trapezio e al deltoide sinistro. Io non faccio cose particolari, vado dal fisio, però la cosa che preferisco fare è stare sdraiato e fare un c***o il giorno. Te lo meriti? Il riposo del guerriero?
Pranzo andato, e ora Andrea? E ora si torna al lavoro. Dopo pranzo Andrea torna nuovamente al lavoro, questa volta però per la sua seconda attività, controllando la distribuzione di accessori per la palestra del marchio Cerberus in Italia, per poi prepararsi lo spuntino pre-workout. Sono le 15 e 22 minuti e dopo tutto sto lavoro Andrea finalmente si mangia, si torna a mangiare anzi. Era ora, infatti iniziavo a sentirmi un po' affamato. Che cosa abbiamo come spuntino? 30 grammi di proteine, 80 grammi di frutta secca ed idratata e 100 grammi di riso soffiato. O meglio ancora di cereali Andrea, il mio alimento preferito, lo sapevi? È la tua preferita? Ma davvero, cioè io morirei di latte e cereali, ma in questo caso abbiamo latte. No, in questo caso c'è l'acqua perché con le proteine. No, più che altro magari con le calorie non si sa mai. Poi il latticino con quello che mangiamo sa mai. Vabbè, buon appetito allora. Buon appetito. OMG! Amazing! Questo presumo sarà il mio spuntino preferito della giornata. 100 grammi di cereali che equivalgono praticamente a quasi un terzo di scatola. Giusto per dire? Sì, infatti abbiamo una scorta di questi. Però vanno giù bene. Caspita se vanno giù bene. Poi la frutta secca gli do un tocco in più. Che poi anche se dobbiamo analizzare questo spuntino, a mio avviso è veramente dietetico. Alla fine il riso soffiato sono solo carboidrati. Non ci sono zuccheri. Le proteine sono proteine pure. La frutta secca sono grassi buoni. È facile fare la dieta. Diciamo che forse nel vostro caso, a meno che non siate di strongman, dovete un attimo ridurre le quantità però. Sì, la quantità che è qua un po'. E curiosità, non ti capita mai di eccedere con la dose? Io mangio le stesse cose tutti i giorni. Anche se comunque mi piace quello che mangio, diventa un po' ripetitivo, perché mi diverto nel mangiare più di tanto o assaporo il gusto degli alimenti poi così tanto. E in tutto ciò, signori miei, ho scoperto solo oggi che Andrea è anche ingegnere chimico. Meccanico. Cosa cambia la chimica e meccanica? È come dirti che cosa cambia tra runner e powerlifter. Cambia tutto. Hai ragione, evidentemente. Quindi conduce un'attività a Taiwan, ne è un'altra qui in Italia, quindi avete capito, se volete fare gli strongman dovete mangiare tanto, lavorare tanto e non allenarvi, perché oggi non ci siamo ancora allenati. Prima il dovere e poi il piacere. In questo caso il dovere non è lavorare, ma mangiare. E comunque per assurdo, se usi le proteine in polvere e le mescoli con l'acqua e poi ci butti i cereali e la frutta secca, sembra comunque di bere latte e cereali, eh? Tra l'altro, sottolineiamo anche le gigantesche bowl che abbiamo usato. Andrea, io voglio diventare uno strongman. Se si mangia così, io voglio diventare uno strongman. Beh, se vuoi diventare uno strongman, ti devi anche allenare come uno strongman, però. E finalmente, dopo ben tre giganteschi pasti, Andrea entra nel suo mondo, lo strongman. Il suo programma di allenamento varia a seconda della tipologia di gara prefissata ed è quasi sempre strutturato in 5 sessioni, studiate sia per migliorare costantemente la sua forza, sia per affinare le varie discipline che contraddistinguono questo poderoso sport, uno sport che non sarebbe in grado di sostenere senza la cucina della moglie Amy, che controlla filo e per segno ogni singola caloria dei suoi pasti. Sono le 20 e 36 minuti e dopo un duro e faticosissimo allenamento, Andrea, è l'ora di mangiare il quarto pasto della giornata, se non erro. Sì, io la chiamo la prima cena. Prima cena? Quindi ce n'è una seconda anche? Sì, ne avremo un'altra dopo. Ah, vabbè, in questa prima cena cosa troviamo? 200 grammi di pollo stile kebab, giusto per avere un po' più di sapore, e 350 grammi di riso. Buon appetito! Buon appetito a te, Andrea. Piccolo fuoco per gli amici a casa. Buonissimo. Buono. Comunque te, Andrea, senza la Amy non va da nessuna parte. Sono molto fortunato. Puoi dirlo forte. Alla tua, Thomas. Alla tua, Andrea. E oltretutto oggi, mentre stavo facendo un, diciamo, importante, tra virgolette, stacco con 120 kg, mi sono girato dal nulla e il bilanciere era sparito perché è passato Andrea che con una singola mano me l'ha derubato. 120 kg così... easy. Mi sembrava un lavoro inutile, quindi ho pulito tutto.
Comunque posso dire che mi hai, diciamo, realizzato un piccolo sogno, perché ho sempre voluto vedere un strongman dal vivo. Cioè, veramente io sono affascinato dal stile di vita che avete. Ma perché comunque ricordiamo anche che lo strongman è una disciplina veramente difficile da fare. Cioè, devi avere un'ambizione assurda, devi dedicare la tua vita a questo, no? È un sacrificio, un lavoro 24 ore su 24, come uno sport dove devi essere sempre pronto a performare al meglio, come ti dicevo prima. Devi essere praticamente un atleta a 360 gradi. 8 mesi all'anno, anche di più. Comunque sembra poco, io ne ho mangiato metà, ma se faccio così diventa un altro piatto praticamente. E la cosa bella in tutto ciò è che comunque segue una dieta, diciamo, equilibrata e abbastanza sana, cioè non è che cedi con McDonald's e queste cose qui. No, raramente. Difatti è facile arrivare a 7000 calorie mangiando junk food, ma se mangi pulito 7000 calorie è tanto cibo. Eh sì. Allora, tutti a casa si chiederanno, ma se mangi così tanto, quante sedute farai al bagno? Quante ne ho fatte oggi, dato che sei stato qui tutto il giorno? 2 volte. Una persona normale, dai. Beh, io ne faccio una al giorno. Andrea, tranquillo, se non ce la fai ti aiuto io. No, sono a posto. Mi piace stigarti, ma perché trovo poche persone che mangiano così di gusto queste porzioni? Mi sento a casa. E nei giorni di resto mangi sempre le stesse calorie, più o meno? Sì. Può capitare che magari esco a mangiare, se vado a un sushi, tolgo il pasto che include il pesce e magari sostituisco un pasto che faccio fuori casa con quello tipico della dieta. Praticamente li equilibri, bella cosa. Io ti aspetto per l'ultima scucchiaiata. Sei lento a mangiare, Andrea? Naturalmente scherzo, siamo entrati in confidenza, non mi permetterei mai altrimenti, anche perché rischierei. Ultima. Ultima. Prima cena andata. E ora, Andrea? Adesso ci si fa una doccia, ci riposiamo un po', aspettando il tempo giusto per fare la seconda cena. Dopo la prima cena, quindi, Andrea si rilassa giocando con i suoi 2 figlioletti, Jacopo e Mirko, crollando successivamente sul divano per qualche minuto, mentre la moglie Amy, come al solito, gli prepara l'ultimo e forse il più calorico pasto della giornata. Sono le 23 e 4 minuti e ci sono giustamente le persone come Jacopo e Mirko, o meglio i ragazzetti di Andrea, che vanno a nanna, mentre il buon papà resta sveglio a mangiare il quinto ed ultimo pasto della giornata. E che pasto? È un pasto impegnativo questo. Lo lascio per ultimo perché altrimenti mi inchioda durante la giornata. Me lo descrivi, Andrea, gentilmente? Beh, allora abbiamo un filetto di salmone con delle verdure miste, delle mozzarelline ciliegine in accompagnamento con un po' di crema. E poi per chiudere la giornata abbiamo mezzo chilo di yogurt greco e questa sera dei dolcetti speciali fatti da mia moglie Amy. E il solito bicchiere di tè refreshing, giusto per alzare un po' le calorie. Vabbè, ci piace il tè. Cin cin, Andrea. Alla tua. Iniziamo questo banchetto. Per un po' di cracker. Grazie, troppo gentile. Buonissimo questo salmone, super speziato. Questo è veramente gustoso. Cioè, stavo pensando, o meglio, mi sto mettendo nei panni delle persone a casa che stanno vedendo questo video. E diranno, ma questi 2 ragazzotti, ma hanno appena finito di fare un turno pomeridiano in fabbrica che mangiano così tanto a quest'ora di sera? No, signori miei, questo sarebbe, diciamo, il classico pre-nanna di Andrea, la seconda cena. E riesce a digerirla con tranquillità? Dopo cena, solitamente mi siedo sul divano, aspetto un'oretta prima di andare a letto, così da essere sicuro di digerire. E la sera prendo ancora integratori naturali, tra cui c'è anche degli enzimi digestivi che mi aiutano a digerire. Buonissime anche le verdurine, giusto per alzare un po' la quota di fibre. Ma che in realtà è bassissima, perché... Fa più gusto vederti mangiare, Andrea. La cosa positiva è che negli anni ho trovato una dieta che mi piace e che sono in grado di gestire tutti i giorni. Ma la cosa positiva oltretutto è che avendo provato la tua dieta oggi io mi sento leggerissimo. Cioè, fino ad ora avrò mangiato super giù, le 6000 calorie penso, però mi sembra di averne mangiate 2000. Ma perché? Perché è un cibo di qualità. Sì, non ti gonfia, è un cibo che si digerisce bene, non è junk food. Altra curiosità, ma una dieta così, quanti soldi può costare più o meno al giorno? Sapresti farmi una stima? Al giorno no, però al mese siamo di poco sopra dei 1000 euro. 1000 euro per mantenere la dieta di Andrea? Senza contare gli integratori, eccetera.
Altra piccola cosa interessante, perché prima parlando con Andrea mi ha confessato una cosa che in realtà capita spesso e volentieri, che quando torno da palestra si fa anche qualche sputino extra, come ad esempio due barrette proteiche. No, quello è prima, dopo la palestra le Pringles. Ah, dopo la palestra mezzo pacco di Pringles. Eh sì, capita che delle volte rientro dalla palestra che sono affamato e non ho la pazienza di aspettare la cena, ma dove mangio un po' di Pringles. Beh, normale, come fanno tutti, di solito si fanno il snackino prima di mangiare. Aspetta, ciao, do cracker prima che te me li finisci. E con il pesce di solito lo alterni con altre cose? No, mangio sempre il salmone. Tutte o quasi le sere salmone? Sì, tutti i giorni. Sai che spendi anche più di 1000 euro al mese. Però perché mi sono preso indietro io chiacchierando. Cioè, lui è già il dessert. No, arrivo Andrea. Non calma, vedi. Di solito in questo momento faccio una pausa riflessiva prima di attaccare lo yogurt. Perché signori miei, io ora bevo ben 500 grammi di yogurt. Cioè 500 grammi? Sì, non sembra, ma mezzo chilo di yogurt si sente sullo stomaco. Immagino. Io parto con yogurt greco, Greco. Semplicemente greco. È quello, diciamo, bianco senza zuccheri, quindi. Lo assaggiamo? Ah, lo assaggiamo già? Sì, sì, insieme allo yogurt. Come si chiama questo dolcetto? Ma sono dei dolcetti alle mandorle con dentro della crema pasticcera che ha fatto mia moglie. Sinceramente non so come si chiamino, ma sono tipici di Taiwan. Taste test. OMG! Amazing! Non posso gridare perché ci sono i bimbi a letto, ma è veramente straordinario. Con la crema pasticcera proprio esplode, guardate che roba! Ma torniamo allo yogurt. Con lo yogurt t'ho fregato. Ultimo bignè. Esplode. Ultimo morso per me e ultima scucchiaiata per Andrea. Ebbene Thomas, questa è la mia dieta. Ricapitolando quindi, la dieta di Andrea ha un mostruoso apporto calorico totale di 8000 calorie, che sono sicuramente tantissime per le persone comuni, ma che nel suo caso perfette per mantenere i suoi 160 kg di peso corporeo ed avere la giusta energia per sollevare o spostare dei pesi letteralmente disumani. Beh, che dire Andrea, grazie mille di avermi ospitato qui a casa tua, grazie mille di aver condiviso con me la tua dieta, ma soprattutto con il pubblico a casa. Non c'è problema Thomas, però tu non hai condiviso con me l'allenamento. Non ti ho visto fare nulla in palestra oggi. Allora facciamo così: se questo video arriva a 20.000 like, tornerò qui da Andrea e mi farò mettere sotto con i suoi allenamenti, ma successivamente ti porterò in un ristorante, amico mio, a fare una mega food challenge con un panino da 5 kg, ci stai? Va bene, a fare fatto. A fare fatto. E nel frattempo, stay fit. Stay hungry.